Educazione al rispetto e alle regole, un fondamento della pedagogia per vaccinare i ragazzi contro le tentazioni dell'illegalità. Nell'auditorium della Regione Campania si è svolta la quinta edizione della manifestazione La rete della legalità, promossa dalla casa editrice L'Isola dei Ragazzi col patrocinio delle istituzioni locali. In questi anni ho avuto modo di frequentare numerosi istituti scolastici della provincia di Napoli e abbiamo notato, insieme all'altro autore Giovanni Calvino, che purtroppo nelle scuole, soprattutto nei bambini delle elementari, i concetti fondamentali come la democrazia, il Parlamento, il sindaco, il Consiglio Comunale, erano concetti totalmente distanti, anche perché l'educazione civica non è più insegnata nelle scuole come un tempo. Quindi abbiamo pensato come trasformare questi concetti, forse ad oggi un po' difficili, un po' pesanti, in una maniera tale da poter arrivare al cuore dei bambini con divertimento, con gioia, ma con precisione. I bambini hanno sviluppato le loro idee in un tema dal titolo Se fossi sindaco. Nel pomeriggio l'incontro col giudice del Tribunale minorile Pietro Avallone e col presidente onorario della Federazione Antiracket e Antiusura Tano Grasso. Ogni cittadino, ogni ragazzo, ogni bambino, ma soprattutto loro possono e si devono sentire sindaci, piccoli sindaci che crescono. Ed è bella anche questa iniziativa di raccontare la Costituzione attraverso le fiabe. L'educazione civica è fondamentale il senso civico e la conoscenza della Costituzione sin dalla scuola. Poi il tema della legalità è sempre più sentito tra i giovani della nostra città, e quindi è un confronto tra il sindaco, tra virgolette, vero e i sindaci che non sanno in realtà però di essere sindaci anche loro, perché se si lavora tutti insieme si può avere una comunità migliore.